Amici, sono un cittadino che mi trovo di passaggio qui per le vie di Agrigento, per il centro storico di Agrigento. Qui vicino addirittura c'è la chiesa Santa Maria dei Greci. Pensate, è un monumento storico, antichissimo. E mi trovo qui di passaggio, è quello che vedo, che per la prima, che subito mi dà all'occhio questa, tutta questa spazzatura. Chiaramente il cittadino, specialmente io che vengo da fuori, non mi interessa se la politica non sa badare, perché i cittadini pagano le tasse, quindi deve pur pulire, perché noi paghiamo, anzi gli agrigentini, voi agrigentini pagate. Comunque io vorrei sapere come fanno i turisti a venire ad Agrigento, visto e considerato che troveranno in mezzo alla strada tutta questa spazzatura, questo ben di Dio tra parentesi, perché guardate, lavatrice, c'è di tutto, addirittura fave, scorze di fave, insomma la spazzatura qui regna, fa la padrona. Intanto c'è un signore che sta passando, vediamo se chiediamo qualcosa. Non vuole parlare, vuole rimanere anonimato. Noi intanto camminiamo ancora e vediamo con le nostre immagini se facciamo vedere appunto la chiesa Santa Maria dei Greci, che si trova girando proprio l'angolo. A che distanza si trova tutta questa spazzatura, questa immondizia? A niente, a pochi passi. Qui dentro c'è un museo, una chiesa bellissima. E il turismo stenta a decollare qui ad Agrigento, perché come si fa? Come si fa a venire qui ad Agrigento a trovare tutta questa spazzatura? Ripeto ancora una volta, la politica la deve smettere di dormire nelle stanze dei bottoni, deve andare in giro per le strade e vedere quello che c'è nelle strade e darsi da fare, prodigarsi per liberare queste strade e aiutare i cittadini. Alla gente sicuramente non interessa che i turbini fanno sciopero, non sono pagati, perché la gente intanto le tasse le paga e quindi vuole la sua città pulita da tutta questa immondizia che avete visto dalle nostre immagini. Quindi politica, svegliatevi, datevi una mossa e liberate le strade dalla spazzatura, aiutate gli agrigentini a dare servizi ottimi come acqua, immondizia, e pagate le persone che devono fare questo lavoro affinché liberano quello che c'è in mezzo alle strade. Avete capito? Pagatele, così lavorano e levano l'Agrigento alle immondizie. Così i turisti possono venire liberamente a visitare la chiesa Santa Maria dei Greci. Pensate un po', domani nella chiesa Santa Maria dei Greci, proprio qui in queste mura all'interno, ci sarà un matrimonio. Quindi la gente che verrà al matrimonio cosa deve pensare di questa chiesa e di tutto quello che c'è attorno alla chiesa? Bene, questi sarebbero i fiori che adornano qui la via Santa Maria dei Greci. Bel esempio diamo domani ai futuri sposi. Mi viene di fare una battuta: matrimonio munnizzato, matrimonio fortunato, forse non c'entra niente. Comunque, e che devo dire, non ci sono parole. Sì. Sì. C'è un problema portato, no? Arrivare di su alla cattedrale e ne incontrerà altri, immagino. Quello che vediamo in giro, lo vediamo qua come lo vediamo al centro storico, in periferia, al centro città, no? Questo sta diventando un problema di una gravità estrema. Cioè, praticamente ormai è diventato fisiologico che continuamente, a distanza di qualche settimana, e non è solo il caso di Agrigento, ma si ripete continuamente in tutti i paesi limitrofi. Onestamente è un problema indecoroso, principalmente per la città di Agrigento, una città a forte interesse turistico. Non si dà una bella immagine della città, non è un biglietto di visita abbastanza decoroso. Io, secondo me, c'è da affrontarla in maniera determinante e decisiva. Qui chi ha la responsabilità deve prendere, scusatemi il termine, il toro per le corna. Non è possibile che davanti a una Gesa G2 commissariata ancora dobbiamo assistere e assistiamo continuamente a questo scempio che fa male alla città, fa male agli abitanti e non influisce in maniera positiva dell'immagine di Agrigento nel mondo. Grazie. Prego. We'll be right back.
Mi pare che si sta toccando il fondo qua, vero o no? Si è toccato il fondo, mi sa che più grande si può cantare. Perché non fanno qualche cosa? Ma che sai correre in davanetta, l'occhio di Miria ci hanno sempre a mangiare, qua lato terra volo sanno sfogare, gli alliscia che alle case fanno ragione, caso pretempo e fanno case e casone. Sicilia bella, Sicilia bella. Consumo la città con l'acqua, con l'acqua e con la monnezza ha consumato una città, ha consumato. Mangiano, se entra dentro l'immondizia entra, qui sarebbe cosa di fare solo, noi a spese nostre volevamo fare togliere questo, noi a spese nostre siamo disposti cittadini a piantumare la zona e togliere questo schifo da qui. Sono stancata di chiederlo, è da 4 anni che chiedo ininterrottamente e mi pigliano in giro ogni volta con la scusa. Dobbiamo fare la raccolta porta a porta, da 3 anni che mi dicono dobbiamo fare la raccolta porta a porta. Il comune ha subito l'asportazione di questo servizio, come ha subito l'asportazione del servizio idrico, e le dico che quando era gestito dai comuni e da anche l'idrico, noi qua non avevamo più problemi di acqua e ogni mattina c'erano 2 spazzini che spazzavano tutta la strada quando il servizio era gestito dal comune. È stato deciso dall'alto togliere al comune gli appalti della spazzatura e della gestione idrica, è stata gestita dall'alto. Contrattative private a cui hanno partecipato, e l'ha detto anche il prefetto Postiglione in consiglio comunale, per ogni ato, per ogni provincia ha partecipato una sola ditta. E non mi vergogno, mi spavento a dirlo, perché è impossibile che dei politici possano consentire questo sfacelo. Lei mi deve dire perché in ogni gara per l'appalto della spazzatura o per l'appalto della gestione idrica in ogni provincia ha partecipato una sola impresa. Qual è il motivo? E lo ha detto con parole che ha detto il prefetto Postiglione in consiglio comunale. È stata ben organizzata l'uccisione di Agrigento, poi gli devono fare il rigassificatore là, i termovalorizzatori alle spalle, a Palma di Montechiaro la centrale nucleare, dice altri no al comune di uccidere la città, ignavia di tutti. Perché l'Agrigentino è un popolo di pecorone. Una volta c'è stata una riunione per l'acqua a Porta di Ponte, eravamo solo in 10, mentre l'acqua manca a tutta la città. Io vedo che a Palermo, quando manca per un giorno l'acqua, ci sono i cassonetti rivoltati, la gente che scende in strada a fare manicomio. L'indomani hanno l'acqua, se non nello stesso giorno. Ad Agrigento stiamo 15-20 giorni senza acqua, telefoniamo agli agenti acqua e vogliono solo il numero del contatore. Cosa ne fanno non lo so. Cosa ne fanno io non lo so del numero del contatore e restiamo senza acqua, non siamo capaci di fare bordello, non siamo capaci, siamo un popolo di pecorone, pertanto abbiamo il recipiente, fino a quando non abbassa non abbassa, questo è tutto il problema dell'Agrigento. Ma qui è una questione di igiene, però qua abbiamo la spazzatura che invade tutta la città. Lo so, purtroppo ci sono delle malattie che con la spazzatura, specialmente ora che comincia il caldo. I topi ingrassano, le vacche grasse, come si dice, le vacche grasse, no, non abbiamo uomini politici. Il sindaco ha fatto dicono che ha fatto un ordine del giorno che non dobbiamo buttare la spazzatura. E che ne dobbiamo fare della spazzatura allora? La portiamo davanti a casa sua. Ci penserà lui a rimuoverla. Questa sarebbe un'ottima idea. Facciamolo. Facciamolo tutti però. Facciamolo tutti. Questo è il salotto di Agrigento, via Atenea. Questo siamo nella via Atenea. Ma giusto, la nostra città, che dovrebbe essere il salotto proprio, invece ci troviamo in spazzature, cani che vanno rompendo i sacchetti, e usina che ancora non prende provvedimenti, ma questi soldi dei nostri, delle nostre tasse dove vanno a finire?
ce lo vogliono spiegare sti politici dove vanno a finire? Io a Monnizza pago 300 euro ci ho pagato, ma dove sono i soldi per pagare a queste creature con questa spazzatura? Potremmo stare là, beh, un'epidemia, che aspettano che scoppia un'epidemia, che scoppia una rivolta? Cosa vogliono loro? Perché non ce lo fanno capire bello chiaro? Perché non pagano questi signori che di creatura ho visto in televisione che non hanno percepito stipendio da 3 mesi? Ma nessuno prende provvedimento, le autorità dove sono? Ma dove sono da Agrigento le autorità? Il signor sindaco deve prendere un provvedimento speciale per questa situazione, come hanno fatto a Napoli. Si deve ribellare, va a fare bene a Berlusconi, caroca si fa. Quindi siamo in emergenza allora? Siamo in emergenza, proprio, è un'emergenza per gli agrigentini, e se non prendono provvedimento la situazione si fa grave, perché ora viene l'estate, la puzza, scappano le epidemie. E non se ne può più ad Agrigento, di sta storia, di sta spazzatura, non ce la facciamo più. Tutti gli agrigentini siamo rovinati questa spazzatura, se non, perché non la passano al comune come era una volta? È una cosa che si ripete. Ogni anno questa storia, passa un anno, ci tamponano la bocca per 2 mesi, 3 mesi a queste povere creature e siamo punti a capo e nessuno prende un provvedimento serio, perché qua è finita, che tutti gli agrigentini vogliamo spiegazioni da questa amministrazione che ci comanda. Non abbiamo avuto soddisfazione di niente. E cortesemente, signor sindaco, si faccia un giro per la città. Grazie. Bisognerebbe protestare come fanno a Napoli. Sì, gliel'ho detto, proprio bisogna come fanno a Napoli. Perché se non scendiamo in piazza... I diritti si hanno soltanto con le proteste. Proteste calme, le senza far casino. Le pagare. Caro sindaco, io sono di Messina. Lei la situazione di Messina la sa. La prego, Agrigento, una bellissima città, tra poco il turismo arriva, mancano giorni, arriva la Pasqua, regali una Pasqua veramente ad Agrigento, degna e meritevole, ripuliamo la città che se lo merita veramente, buon lavoro. Grazie.